un'altra serie di autori, e nel volantino che trovate lì sotto lo stand ci sono gli altri appuntamenti, almeno per il mese di luglio. E devo dire, riportiamo Mario Capanna ad Alghero, perché ci siamo ricordati stamattina, guardando l'archivio fotografico che è esposto in libreria, dove c'eravamo io e lui con i capelli un po' più neri e i baffi altrettanto neri, che intorno agli anni 90 si fece una presentazione, non ricordo neanche più di quale libro, ma credo che fosse più o meno Formidabili quegli anni, e Formidabili quegli anni sono la caratterizzazione di tutta una generazione, di Mario Capanna in modo particolare, perché vissuta in primo piano, un po' come a rappresentare un'intera generazione, di cui molti poi tra l'altro sono spesso presenti in queste iniziative, in queste occasioni. Però poi in realtà, certo, tutti quegli anni hanno modificato le persone, tutti quegli anni hanno modificato il modo di fare politica lontana, sembra lontana, alla fine stiamo parlando di... ognuno ha fatto scelte di vita diverse da quello che era il tipo di impegno, ma in gran parte, se poi andiamo a vedere giornalisti, militanti, impegnati in tante iniziative, nel bene e anche nel meno bene, in quelle discutibili e in quelle più... Di grande impegno personale, disinteressato, e beh, molti poi nel cambiare spesso completamente impegno hanno assunto nuovi impegni, ma devo dire per la stragrande maggioranza mantenendo spesso la stessa partecipazione, la stessa forza di volontà, gli stessi convincimenti per cambiare un po' le cose. E Mario Capanna ha fatto delle scelte. Qui oggi parleremo insieme a Pint, che è editore anche di questo piccolo libro, ma molto bello, Evo, di Mario Capanna, dell'olivicoltura, della produzione. Non è però per parlarne un po' così, perché è un libro che parla realmente della sua esperienza come piccolo produttore di olio, per passione, per interesse, per convincimento, in un tempo questo, e non è un caso forse venuto fuori questo libro in questo momento, in cui le produzioni anche locali vanno riscoprendosi, e le vicende internazionali ci obbligherebbero a impegnarci in molti campi, a recuperare, basta pensare, qui si parla dell'olio, ma basta pensare al grano, no? Una regione, una nazione come l'Italia che andava avanti col grano del Canada o dell'Ucraina, no? Quando era primo produttore, grande produttore di grano. Abbiamo lasciato quei campi e oggi nel piccolo della Sardegna vediamo le grandi estensioni di Ottana, sono diventate campo di alimentazione per le cavallette devastate, che devastano quei terreni, cioè quasi un disastro biblico, no? Bene, non mi dilungo di più. Mario e Giuseppe, prendete posto, Giuseppe condurrà la serata e naturalmente, come sempre, siete invitati poi a intervenire con domande, con considerazioni. Naturalmente ringraziamo in modo particolare la Villa Mosca, perché insomma questo posto è straordinariamente bello, no? E quindi noi abbiamo deciso quest'anno in gran parte di manifestazioni di farle autonomamente, in maniera autonoma, e devo dire anche senza
dover finanziare sulle casse pubbliche, dato che non andiamo troppo a caccia di finanziamenti per questi nostri eventi. Questo è quanto, grazie per tutti voi. Grazie. Ma intanto anche io inizio dai ringraziamenti, in genere si fanno alla fine, ma li faccio all'inizio perché mi permettono di dire tante cose. Il primo ringraziamento è a Vittorio Nonnis, che oltre alla libreria Il Labirinto qui ad Alghero ha anche una libreria a Castelsardo, e era qualcosa che mancava a Castelsardo, quindi io come dire, lo ringrazio anche per il coraggio, aprire una libreria in un piccolo borgo. Alghero fa quanti? 60.000, Castelsardo fa 6.000, 40.000, Castelsardo fa 6.000 abitanti, è sempre un grande rischio e merita come dire, di essere lodato il suo coraggio. Ringrazio, siamo qui anche grazie al Festival Internazionale di Promozione del Libro e della Lettura Un'Isola in Rete, che è un festival che ha il suo centro a Castelsardo, e quindi ringrazio tutti i sostenitori dalla regione della Sardegna, alla fondazione, ai comuni, eccetera. Ma soprattutto ringrazio Mario Capanna. Perché? Perché per un editore piccolo, io sono qui come dire, in una duplice veste, oltre che di presentatore e di direttore del Festival Visione in Rete, anche nella veste di editore di questa strana casa editrice che si chiama Inshibboleth, un nome che vuole essere impronunciabile, come dire, è una casa editrice che fa soprattutto saggistica, è nata meglio facendo soprattutto saggistica universitaria in ambito filosofico, poi ci siamo spostati verso la letteratura senza fare poesia e romanzo, e facciamo sempre saggio anche divulgativo, giurisprudenza, e poi c'è questa piccola collana che si intitola Gea, in onore chiaramente alla terra, che è stata pensata da un amico comune mio di Mario, Mario mio, che è Massimo Donà. Massimo Donà è un filosofo italiano, allievo di uno dei più grandi filosofi, del più grande filosofo italiano della seconda metà del Novecento sicuramente, ma anche di uno dei più importanti filosofi europei, che è Emanuele Severino. E mi fa piacere anche citarlo perché anche Mario è stato suo allievo. E qualche anno fa pubblicammo un libro quindi di omaggio degli allievi al maestro, un grosso volume di oltre 40 contributi, e a un certo punto mi chiama questo nostro amico, che è un filosofo molto particolare, vivacissimo, veneziano, e mi dice: ma senti, avrei un libro da proporti, un libro di Mario Capanna sull'olio. Boh, cioè, nel senso, la mia prima reazione è stata come dire un po' perplessa, che senso, vabbè, io non sapevo questa cosa dell'olio di Mario Capanna, quindi mi sembrava un po' strana, però ho detto subito: ma ci mancherebbe altro, Mario Capanna si prende subito, cioè da qui con la casa editrice c'è un nome, va bene, assolutamente non c'è problema. Dice: sì, sì, allora fai così, io ti do il suo numero, chiamalo subito, soprattutto subito, e parlaci. Io chiudo il telefono, chiamo lui e lui mi dice: ah, Pintus, fantastico, sono contento perché sai, io ho sposato una sarda, tante cose, sono contento di dare questo libro per... ecco, io te lo mando adesso, però lo devi leggere subito. Va bene, ok. Comunque, per quanto piccola casa editrice, pubblichiamo 70 titoli in un anno, non è che uno legge immediatamente un libro così. Ho detto: va benissimo, ci mancherebbe altro, ma l'ho detto più per cortesia, ecco. E mi richiama la sera e mi dice: ma l'hai letto il libro? Ma no, ancora non l'ho finito, cioè non l'avevo neanche iniziato. E dico: va bene, non ti preoccupare. Allora, racconto questo aneddoto perché permette di dire una cosa importante. Io quella mattina, la mattina dopo, avrei avuto un appuntamento che riavrò domani mattina, però in questo caso con una persona diversa, per vendere un ulivetto che ho a Ottava nella campagna del Sassarese. E un ulivetto di 80 piante, che era di mio nonno, mio omonimo, passato a mio padre in eredità, diviso fra i fratelli, ma che dopo la morte di mio padre più o meno 10 anni fa è rimasto incustodito, cioè nel senso, per un po' ci abbiamo provato, ma poi né mia madre né io ci abbiamo messo troppa testa, quindi per tante ragioni, anche per non vederlo andare male, eccetera, ero deciso a venderlo, insomma, e basta. E la mattina avevo avuto questo appuntamento e avevo ottenuto un'offerta, quindi
è un'offerta che avrei accettato, cioè avrei fatto finta di discutere il prezzo, ma l'avrei accettata. Leggo però il libro di Mario Capanna, questo libretto qua, e decido, chiamo la persona con cui ho avuto la puntata e gli ho detto: guarda, ti ringrazio, ma non vendo. Decido di tenere l'uliveto. Questo per dire che cosa? Che in questo libro si avverte qualcosa che è straordinario per un libro. Cioè, io credo che il massimo che un libro possa fare è incidere sulla vita reale, sulla vita concreta. Lo dico da persona che si occupa di libri di filosofia, cioè voglio dire, sembrerebbe una cosa più lontana, invece è proprio quello che mi auguro sempre da un libro. E allora anche attraverso un libro il fatto che si ritrovi un militante, qualcuno che difende a spada tratta un valore, in questo caso quello dell'olio, mi fa dire: ecco, vedete, anche se quando si parla di olio c'è qualcosa che non è cambiato nella forza di questo protagonista della storia italiana recente. Quindi lo ringrazio. L'appuntamento di domani sarà con una persona che mi aiuterà a prendermi cura di questa campagna, e quindi io lo ringrazio, insomma, per avermi convinto ad avere il suo libro, oltre che per avermi dato questo libro. La prima domanda che gli faccio è questa: come è nata questa tua passione per l'olio, come è nata, insomma, la vicenda di questa tua esperienza recente? È molto semplice, nel senso che 1989, un anno cruciale, no? Cade il muro di Berlino, va in tilt l'Unione Sovietica, tutto il blocco dell'Est, eccetera, quindi un avvenimento epocale. E in quell'anno io dico: vabbè, sta crollando mezzo mondo, e io mi metto a piantare ulivi, che era una mia segreta aspirazione. L'ulivo non a caso, nel senso che, come è ben noto, è pianta longeva, resistente, che sopravvive a chi lo pianta, ed è pianta generosa, no? Fin dall'antichità simbolo di pace, di forza, di fratellanza tra i popoli. E quindi è nata così, per cui circa 30 anni, diciamo, ed è stata un'esperienza e una passione. E vabbè, chi conosce le mie battaglie dal 68 in poi, vuol dire, non è una stranezza, perché è un prolungamento, diciamo, no? Un prolungamento che permette di inverare una esperienza pratica di ritorno alla terra, che io ho sempre amato fin dall'infanzia, e quindi il ritorno, dopo essere stato a Milano una quarantina d'anni, 9 anni circa a Roma per il Parlamento, eccetera, tornare su questa mia collina natia, diciamo, mi ha ridato energia e voglia di fare, di pensare, non so come dire, ma ecco, lì i conti mi tornano tutti, e nel senso che non è la stessa cosa che in città, no? E quindi ho ritrovato anche pace con me stesso e con mia moglie, che coopera, infatti il libro è dedicato a lei come colivicoltrice sapiente. Ed è vero, e quindi è una cosa molto bella, perché ecco, dopodiché la storia dell'ulivo coincide con la storia dell'uomo, non si può parlare di una cosa senza parlare dell'altra, e quindi parliamo di un qualche cosa che ha origine da 5-6 mila anni avanti Cristo, e quella è la datazione, diciamo, della apparizione dell'ulivo alla consapevolezza umana, no? Incerto il luogo, dice, ma dove è comparso prima? In Siria, in Palestina, in Turchia? Ma questo è secondario, è certo che appare nel cuore, diciamo, del Mediterraneo, e poi da lì si irradia attraverso i Fenici, gli Egizi, i Cretesi e via di questo passo, si irradia tutto quanto, fino ovviamente compreso il nostro paese, che ha finito con il diventare, insieme alla Grecia e alla Spagna, un po' il luogo di eccellenza. Beh, da questo punto di vista Alghero è emblematico, cioè non occorre sottolineare questo dato. Tra l'altro oggi un olivicoltore grandemente appassionato, Daniele Sardu, ci ho detto bene? Sì, sì. Perfetto, che è anche un eccellente ristoratore, mi dicono, e ci ha portato a visitare questo suo oliveto. E questo è stato per me un regalo magnifico, Giuseppe, perché mi ha permesso di avere una visione di Alghero realmente completa, no? Vedere che dietro Alghero
c'è tutta questa estensione ininterrotta di olivi e di oliveti fino alle propaggini delle colline, diciamo, no? Ed è una cosa meravigliosa, perché ti dà proprio l'immagine di che cosa realmente è Alghero, oltre la bellezza del mare e via di questo passo. Quindi è questo insieme, diciamo, di suggestioni che mi ha portato, come dire, a stimolazione di Massimo Donà, no? Mi ha portato a scrivere questo libro che mi è venuto bene. Io so quando un libro mi viene bene o viene un po' scalchignato, diciamo. E questo secondo me mi è venuto bene. Il fatto che tu me lo confermi mi rallegra molto, nel senso che è stato scritto con il cuore e la mente, cioè con... E di che parla questo libro? Adesso non vi faccio il vigino per non annoiarvi, no? Ma parla, diciamo, è una piccola enciclopedia concentrata, nel senso che parla dell'ulivo dalla preistoria, nella storia, l'ulivo e l'olio nei secoli successivi fino ai tempi nostri, l'ulivo e l'olio nella poesia, nella letteratura. Pensate, i più grandi poeti italiani e non, grandi scrittori italiani e non, che dedicano versi, brani meravigliosi, no? A questa pianta, all'olio, eccetera. E questo dà l'idea appunto di come questa pianta è il suo preziosissimo prodotto. Pensate, già Omero, 7°-8° secolo avanti Cristo, definiva l'olio di oliva oro liquido. Quindi già nella primitiva consapevolezza del pensiero greco, che sta alla base poi della nostra cultura occidentale, si era capita la magia, tra virgolette, di questo liquido prezioso che veniva da questa pianta incredibilmente, diciamo, di così grande valore. Quindi non mi allungo di più, ma è questo, diciamo, il succo, il concentrato di motivazioni che mi ha portato a scrivere questa cosa. Grazie. Ma allora, un po' una cosa che secondo me, faccio un po' di promozione del libro, diciamo così, una cosa bella di questo libro è che si imparano un sacco di cose, cioè oltre agli aspetti appunto che hai richiamato, quelli ad esempio l'olio nella poesia, nella storia delle religioni, ma si impara anche qualcosa di tecnico su cose sulle cultivar, su una cultivar peraltro che tu hai riscoperto e hai utilizzato per la tua produzione. Un po', ecco, questo mi sembra un valore di per sé, cioè ultimamente abbiamo ripreso dopo il Covid per fortuna a muoverci, da giovane ricercatore faccio un sacco di convegni, molto spesso, così come leggo un sacco di libri, molto spesso dopo questi convegni, dopo questi libri dico non ho imparato niente. Invece la prima percezione, ecco, quando si legge questo libro è quante cose non sapevo. Ok, e questo ritengo che sia un pregio notevole, ecco, che rende questo libro qualcosa che vale veramente la pena di leggere, oltre alla scrittura che è molto fluida, si legge veramente bene e in fretta, anche per questo lui mi sollecitava la lettura in poche ore. Allora ti vorrei chiedere a questo punto di parlarci un po' delle tue cultivar, dell'olio proprio che fai tu. Allora, io ho piccolo oliveto, 200 piante, quindi niente di paragonabile ai vostri oliveti alle spalle di Alghero mediamente, no? E piantati da me, quindi accuditi, allevati e così via. Adesso molto produttivi perché hanno una trentina d'anni, quindi rimangono ancora giovani, però sono in pieno vigore, diciamo, di sviluppo. E uno degli elementi che mi ha spinto ad innamorarmi di questa cosa è la riscoperta di una cultivar autoctona dell'Alta Valle del Tevere, sia della parte umbra che della parte toscana, che si chiama Borgiona, il cui DNA è stato analizzato dal Centro Nazionale delle Ricerche, dimostrando che appunto ha una sua peculiarità, non quindi omologabile alle oltre 500 cultivar di cui l'Italia detiene il record mondiale, cioè nessun paese ha un numero di specie di olive diverse quante ne abbiamo nel nostro paese. Questo deve essere per noi motivo di vanto e di orgoglio, oltre che di custodia attenta di questo patrimonio incredibile. Questa cultivar, Borgiona, ha una particolarità e
produce un olio che ha un preminente sapore di pomodoro, che lo rende quindi particolarmente, diciamo, specifico e, quando io mi esalto, dico ineguagliabile. Anzi, quando mi esalto dico quest'olio è un'insalata da solo, no? Cioè, mi gaso, ma in parte è vero, e poi tu l'hai assaggiato. Bellissimo, delicatissimo. E quindi tutto il mio sbattimento a che cosa protende? A cercare di far conoscere questo olio e questa pianta, anzitutto nella zona, perché era proprio decaduta, e poi a livello italiano, a livello europeo, a livello mondiale, no? Ho vinto diversi, lo dico non per mettermi medagliette, ma per dire, diversi premi nazionali, internazionali, persino in Giappone e così via. A riprova di che cosa? Che se ci mettiamo di butto buono a valorizzare le cose buone, si possono ottenere risultati apparentemente incredibili, no? Mentre invece sono perfettamente raggiungibili. E quindi questo è un'esperienza che mi ha davvero aperto gli occhi sulle enormi possibilità che noi abbiamo se andiamo a cercare nella tradizione le ragioni per guardare avanti. Cioè, cercare le radici della tradizione non significa andare indietro, significa da lì riprendere un cammino che ti apre strade nuove verso il progresso e verso il futuro. E questa è una metafora, diciamo, interessante anche della vita umana, delle esperienze nostre comuni. E quindi questo, per così dire, dà una prospettiva innovatrice molto positiva e credo molto importante, diciamo. Grazie. Ci sono due, mi sembra, due cose a cui tu tieni particolarmente, che emergono da questo libro. Uno è il non limitarci a considerare l'olio come un condimento, ma bensì come un alimento. L'altra è in qualche modo l'esigenza di una maggior consapevolezza e di una cultura dell'olio. Se pensiamo al fatto che ripeto una frase che c'è nel libro, ma che è abbastanza evidente: se pensiamo che per un buon vino siamo disposti a spendere, cioè diciamo, se spendessimo 50 euro per una bottiglia di vino, non ci sarebbe affatto nulla di strano, sarebbe una bottiglia certo costosa, ma nella media delle grandi bottiglie italiane. Invece per un olio ci sembrerebbe strano pensare di poter spendere una cifra che sia, per la quale paghiamo veramente poco, o comunque anche nei supermercati a volte siamo sui 5 euro, ok? Quindi ci sembra un po' strano, ecco. E mi sembra che invece tu su questo insisti, perché invece sarebbe un valore da acquisire. Assolutamente sì. Nel senso che, vedete, il mio giovane editore, come bravo, ha davvero colto l'anima del libro. Sono molto contento che l'abbia stampato la sua piccola ma tignosa casa editrice, davvero di grandissimo valore. Anzitutto, noi siamo abituati mediamente a considerare l'olio d'oliva come un condimento, no? Fanno anche i bambini: l'olio d'oliva serve a condire dei piatti o anche ad amalgamare delle sostanze alimentari, no? Degli impasti e così via. E indubbiamente l'olio è anche questo, ma è ben di più. Oltre che un condimento, l'olio è un vero e proprio alimento, nel senso che contiene delle proprietà, delle sostanze che, come dire, insieme al miele, pensate, in natura ci sono due cose, il miele e l'olio extravergine di oliva, che sono le uniche due che per caratteristiche nutrizionali si avvicinano al latte materno. Cioè, già questo lo rende di valore incredibile, no? Ma al di là di questo, l'olio extravergine di oliva è un vero e proprio farmaco. Quindi non solo è un condimento, non solo è un alimento, è un farmaco addirittura nutraceutico. Non lasciatevi spaventare dalla parola tecnica. Vuol dire che è un farmaco di rara efficacia nel prevenire l'insorgenza di alcune malattie nel nostro corpo, e soprattutto di curarle una volta che siano malauguratamente insorte. Ecco una delle ragioni di fondo per cui l'UNESCO ha elevato la
dieta mediterranea a patrimonio dell'umanità, proprio per l'impiego, diciamo, intensivo che nella dieta mediterranea viene fatta dell'olio extravergine di oliva. Quindi, allora, capite, no? Da Omero, che intuisce vagamente, lo chiama oro liquido, alla scienza moderna che dice: attenzione, questa è una cosa straordinaria. E non a caso c'è un proverbio salentino che dice: l'olio di oliva ogni male porta via. Che, come tutti i proverbi, esagerano, ma che dà appunto l'idea del fatto che siamo di fronte a un qualche cosa di estremamente salutare, di estremamente importante per quanto riguarda. Se volessimo approfondire il concetto, ma per capire bene la importanza della cosa, e l'olio contiene una sostanza che si chiama olio cantale, ma anche qui fregatevene, diciamo, della parola tecnica, che permette di preservare, curare le membrane delle nostre cellule, in particolare di quelle cerebrali. Quindi pensate appunto la magia, no? di questo elemento. E addirittura ha un ruolo fondamentale nell'azione di accensione e spegnimento dei geni che regolano la vita del nostro corpo. Sapete che è stato mappato il DNA umano, quindi conosciamo le centinaia di migliaia di geni che compongono il nostro corpo, la nostra esistenza. Ecco, quella sostanza dell'olio di oliva favorisce e regola l'accensione e lo spegnimento dei geni che regolano la nostra esistenza. Ma di fronte a una pianta che produce una cosa così, uno si deve togliere il cappello. Cioè, come fai a non curarla, a non amarla e a non cercare di fare il miglior olio possibile che le olive ti consentono di fare? Cioè, solo uno scimunito non apprezza questo beneficio, questa cosa incredibile, no? E quindi il libro cerca di rendere conto di tutti questi aspetti, no? E non è un caso che nella coscienza, diciamo, primordiale dell'uomo, che pure non aveva le conoscenze che la scienza moderna ci ha permesso di acquisire, però vagamente intuiva. Per cui nel mito greco viene ritenuto che l'ulivo è così prezioso, così importante, che non può essere solo una creatura naturale, cioè non può essere solo una pianta prodotta dalla natura come le altre, no. E viene ritenuto un dono degli dèi, cioè gli dèi che danno all'uomo questa pianta particolare donandola loro affinché ne facciano buon uso. E quindi nel pensiero ancestrale, diciamo, dell'umanità si capisce che questa è una qualche cosa di straordinario e che ciò che si estrae dai suoi minuscoli frutti ha davvero qualche cosa di portentoso. E quindi dopodiché della storia eccetera eccetera e infine, no, per dire, poi l'uomo ci mette anche la sua intelligente cattiveria. A un certo punto si scopre perfino un uso bellico dell'olio di oliva. La famosa battaglia sul fiume Trebbia tra i cartaginesi e i romani, la prima grande battaglia che si svolse, racconta Tito Livio, il 18 dicembre del 218 a.C. sul fiume Trebbia, quindi siamo al nord, 18 dicembre, quindi freddo. Una delle ragioni per cui i cartaginesi riescono a decimare le legioni romane, fin lì ritenute apparentemente invincibili, è che prima della battaglia i cartaginesi si cospargono il corpo di olio d'oliva. E questo permette loro di sopportare meglio dei romani scioccherelli che non l'avevano fatto, di sopportare meglio il clima rigido della giornata e soprattutto il freddo delle acque del fiume Trebbia, e riescono quindi a schiacciare, diciamo, i romani. Quindi, per dire, no, le mille proprietà, usi, utilizzi che dell'olio è stato fatto nel corso della lunga progressione della vita e della storia umana. Ti
farei un ultimo. Allora, sono indeciso fra due domande. No, c'è una storia nel libro che mi piace, mi permette un po' anche di dire che c'è anche, come dire, un aspetto legato un po' a una morale che tu hai ricavato dalla tua esperienza nei tuoi campi, che è la storia della zucca, è quella che mi è piaciuta di più dall'inizio. Di questa della zucca e dell'olivo, quindi ti chiederei insomma di raccontarcela. No, volentieri, io sorrido perché ha colpito un po' tutti quelli che lo leggono, no? E giustamente io dico perché. Una storia apparentemente banale, no? Cioè una zucca piantata qui, che cresce, un suo tralcio si prolunga per circa una decina di metri, supera una rete passando attraverso un foro della medesima. Poteva arrampicarsi sulla rete, no, della rete non gliene frega niente, va oltre, cammina sempre al suolo e arriva a un ulivo. All'ulivo, com'è come non è, sale, poteva proseguire, no, sale, con i barbigli come quelli della vite, no, che si attaccano, sale e produce una zucca meravigliosa a 1,10 m circa da terra, proprio all'intrico delle branche della pianta, quindi perfettamente ancorata, bellissima. Come si può spiegare? Oh, guardate che non racconto storie, c'è la foto nel libro, per cui è la cosa è documentata. Quando io mi sono accorto di questo fenomeno, sono, non dico impazzito, ma andato in brodo di giungere, ho cominciato a interrogarmi, no? È l'ulivo che ha tratto la zucca. È la zucca che ha cercato l'ulivo, tutte e due le cose insieme, fate la pesca, ma il fatto è che si è prodotto questo fenomeno. E però io tra me e me ne ho tratto una morale, ho detto cacchio, ma comunque siano andate le cose, è un esempio straordinario di simbiosi, proprio dal termine originario greco, no? La parola sin, con, insieme, e bios, vita. Quindi la unione delle vite, due vite che si abbracciano, si incontrano, in qualche modo si fondono. E allora uno dice, ma momento, se noi imparassimo dalla natura, cioè noi esseri umani, e facessimo come la zucca e l'ulivo, cioè che ci volessimo bene, e ci aiutassimo a vicenda anziché mandarci a quel paese, anziché opprimerci, anziché schiacciarci con la prepotenza, anziché violentare, anziché abusare dei bambini, anziché fare la guerra, il mondo diventerebbe una cosa meravigliosa, no? E allora io dico, ma se la zucca è in grado di elevarsi, possiamo noi esseri umani essere da meno? Possiamo noi essere incapaci di elevarci? Cioè, essere superati da una zucca è una vergogna, no? E infatti finisco quel capitolo riportando le parole di un grande Mozart, che dice: noi viviamo nel mondo per aiutarci e illuminarci l'un l'altro. Straordinario. Pensate alla guerra adesso devastante, no? Russia, Ucraina, NATO, Stati Uniti, eccetera, eccetera. Non ci sarebbe se si fosse negoziato, se ci fosse stata la volontà di comporre in modo pacifico, magari negoziando per anni. Vedete, spesso quando sul muro di Berlino, no, di cui parlavo all'inizio, quante volte si è arrivati alla guerra? A un pelo, molte volte, no? Con i ponti aerei, quando l'est aveva chiuso, poi fatto il muro. Eppure non è stata necessaria la guerra perché crollasse. È stato il tempo, il logoramento delle tensioni che ne ha prodotto il crollo. E allora è molto bello questo, no? Veniamo al mondo per aiutarci e illuminarci l'un l'altro. Vedete che esempio può venire dalla natura e da una pianta di ulivo e da una pianta di zucca. Io ho trovato quella cosa lì di questi due, diciamo, esseri viventi
assolutamente straordinaria, è una metafora bellissima che ci insegna un mondo da scoprire e un mondo da praticare tra noi, tra donne, uomini, tra popoli, tra nazioni ed altro. È una cosa, io credo, di un fascino assolutamente irresistibile. Grazie. Grazie davvero, perché adesso questo festival, insieme a Federico Piras, che ne approfitto per ringraziare, che è qua, con Federico lo organizziamo insieme da 7-8 anni e per il festival avanti da più di 12 anni, questa è la 12ª edizione, e si fanno quasi 50 appuntamenti ogni anno e invitiamo 30-40 autori. Quest'anno, diciamo così, l'averti avuto qui, ma soprattutto questi giorni trascorsi insieme, in particolare vederti insieme a Ivana, mi ha molto colpito, perché ho capito anche meglio questa storia di questa zucca, perché c'è qualcosa che brilla in modo unico e che trasmette veramente qualcosa di bello da cui imparare. Quindi ti ringrazio per essere anche la testimonianza di ciò che dici. Quindi grazie. Ora io lascerei la parola a voi, se ci sono domande, questioni, interventi, testimonianze, non so. critiche, certo. Prendo questo magari così. Sì.